amico. Hai da accendere? No, mi spiace. Есть. Где фургон? И мои 10 сакки. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Max Show Show. Riprendiamo con Watch Dogs 2 e siamo in pericolo? Dove siamo? Ci siamo risvegliati? Non so dove siamo ragazzi. L'ultima puntata è finita male. È così. Dobbiamo fuggire dal baule dell'auto. Ci hanno chiuso dentro un baule. Aspettate un secondo, Boh, sentivo un audio strano. Fatto sta che ragazzi ci hanno fatto una trappola. Eravamo usciti festeggiando la vittoria contro Sboroski. Sono morto. Ok, fermato. Ma come lo annullo? Come al solito. Minchia raga, l'invia del compattatore da un... Vabbè, c'è un minuto e 12 per fare sto coso, ce la faremo. Cioè ci hanno messo dentro tipo lo sfascia carrozze, quello che distrugge e compatta le macchine. Porca zozza. Vabbè ragazzi, facciamo il nostro dovere da hacker, hackeriamo. Certo non ci hanno tolto il telefono, era l'ABC. Però fatto sta, abbiamo disturbato chiaramente i piani o comunque gli affari di Sboroski. E questo ce la sta facendo pagare. Quello ce l'hanno detto che era un tipo pericoloso, ma non pensavo così pericoloso. Ehi, era ostaggio dei Bratva. Volevano farmi schiacciare da una gru. Dicevo che c'era qualcosa. Forse si vendicano per BDS mania. Che gliene frega ai Bratva? Continuiamo a cercare nei file di Alejandro. Deve essere per forza lì dentro. Ah, Vrench ha bucato il muro col pugno. Sì, beh, io non ne vado fiero. Nessuno ha mai bucato un muro con un pugno per me. Grazie, Vrench. Già, non c'è di che. Vai ragazzi, riprendiamo. Dobbiamo cavarcela da questa situazione. Ma questi qui che erano? Russi? Bratva? Come si chiamano? Ce l'hanno forse perché gli abbiamo fatto saltare il video pornazzo. Oh ragazzi, ce l'avrei anch'io, voglio dire. Quando uno sta lì e se vuole vedere il suo pornazzo preferito, tu non è che vai e gli disturbi tutta la cosa. Comunque, noi dobbiamo prendere quella valigetta. Però c'è questo tizio che c'ha il morbo di Parkinson. Ammazza raga, che è brutto brutto. Non si scherza su queste cose. Intanto te frega i soldi perché non si sa mai. Marcus sta per essere scoperto da chi? Eh no, siamo stati scoperti. Va, qua dopo. In teoria se si spostano li facciamo esplodere. Questo qui c'ha il jamming. Ecco. Ah, quello lì ragazzi potrebbe bloccarci l'utilizzo del telefono. No, Marcus sta per essere scoperto. No 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 no. Di qua. Gira però, sto pezzo di fanghiglia. Ragazzi, io credo che forse è il momento di metterci un po' al riparo. No 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 no, ci becca, no. Ok, c'era un coso, un telefono da hackerare. Ma qua mo arrivano tutte le persone più potenti del mondo. Il New World Order arriva. Allora, Marcus ci scoprono, però io posso hackerare? Se mi sbrigo lo hackero. Sì, ho preso la chiave. Aspetta, così ragazzi almeno posso andare a beccare sto tizio almeno. Sì sì, fatti squillare il telefono. Oh, così gli prendiamo pure le armi, perché la cosa brutta è che non ho né armi e né gadget. Quindi ce la dovremmo fare proprio tutta a pedi, a fette, come si suol dire. Poi la cosa bellissima, no? Che questi mi volevano dare una lezione. E la prima cosa che non fanno è togliermi il telefono. Cioè, se sa ragazzi, ai giovinasti da adesso gli devi togliere il telefono. Se no, cioè, questi te mettono nel sacco. Aspetta, fermati. Tu rimani lì, bravissimo. No! Qua madre, quella grandissima porca. Allora, quello è il sacco della mia roba. Beh, non posso fare niente da lì. Senti, ho la miglior security del ramo. Il DedSec mi ha umiliato, è vero. Magari mi ha mandato a puttare la casa di produzione. Mi ha sputtanato pubblicamente. Ah, ah, ho perso, ho capito. Ma non può arrivare a voi, lo giuro. Non lo farei mai.
Non terrei mai sul mio computer qualcosa che può pregiudicare il nostro rapporto. Lo sapete, vero? Richiamami appena fuori. Mi stai spaventando. No, i cani, cazzo. Trovatelo subito. Ecco. Dai, zitto cane, zitto cane. Dove sta? Qua ci stava un uomo, vero? Ah, non c'è, è uscito. Ma che demonna! Raccogli, raccogli tutto. Bene, ecco la mia roba. Vai via dalla discarica. Ora, io sono sicuro che ci avremo tutti addosso tra un po'. Non prima di aver raccolto questo denaro. Bravissimi, quello l'abbiamo creato. Vedete, ce l'ho tutti qua, ragazzi, stanno tutti qua. Potrei creare un diversivo, però. Giustamente, bravo Mike. Che c'è sempre un'idea giusta. Ma non è vero, ce l'ho sempre le idee giuste, però. Despacito, despacito, bassito, bassito. Ma ce l'ho qua, basso. Bravo, dormi. Despacito. Bella, bravo te. Oddio, tutto bianco. Che succede? Tutto bianco, non si vede niente. Non si vede niente. Mi avete bloccato possibilità di farmi pippa. Io sono russo con tanto testosterone. Ciao belli, ciao belli. E me ne vado, ragazzi. Vado a Bayview. Anzi, mi trovo a Bayview. Bella sta macchina, dammela, va. Una bella... Ma che incazzo. Però certo che gli faccio un'infrazione proprio davanti casa e qualcuno se l'aspetta. Via. Me ne sono andato, ragazzi. Bella bella. Ridendo e scherzando. Sono sicuro. Scoperto niente? Sì, Alejandro Sporosky. È peggio di quanto credessimo. Sporosky utilizzava gli immigrati illegali russi in alcuni dei suoi film. Se volevano un passaporto dovevano accettare. È tutto documentato. E ovviamente dietro c'erano i maledetti Bratva. Do. Direi che abbiamo un ottimo motivo per colpirli. Ora. Do. Vengo da te, così organizziamo un piano. Ok. Da, quindi c'erano i Bratva. Che succede qua? Quindi ragazzi, i Bratva erano in combutta con Sporosky, che utilizzava gli immigrati russi e li faceva fare parte pornografica. Però tutti hanno iniziato coi pornazzi. Tipo Sylvester Stallone ha iniziato coi pornazzi. French. Marcus. Ok. French, non stiamo in un film porno. Puoi smettere di abbracciarmi. So come fargli del male. Radiamo tutto il suolo con le bombe, baby! Ok, ecco, sì, potremmo fare no, così. No, 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 noi faremo così. Rapido e cattivo. È il mio turno, Marcus. Non mettermi in un angolo stavolta, cazzo, ok? È il mio turno. Va bene, ok, lo faremo in stile French. Che ti serve? Allora, Sitar ha collegato delle vendite di case alla stessa persona. Un VIP dei Bratva. Ma vuoi letteralmente radere tutto il suolo con le bombe? Stile French, baby! Ok, va bene. Sì, facciamolo, dai. Figata. No, dai, facciamolo, ragazzi. L'unica volta che abbiamo giocato con French è stata una cosa assurda, epocale, veramente. Non so se vi ricordate la missione con French, che era distruggi qualsiasi cosa. E noi abbiamo distrutto qualsiasi cosa. Missione completata, dobbiamo incontrare French all'agrespazio, però, che sta, tra l'altro sta là. Però, ragazzi, io a sto punto coglierei l'occasione per cambiarmi, perché sti vestiti mi fanno abbastanza schifo. Bello così, con gli addominali in bella vista. Oh, ci possiamo vestire da poliziotto. Aspetta ragazzi, andiamo a fare le missioni da veri sbirri. Yeah, sono sbirro vero e proprio. Oh, pure un pompiere. Vabbè, siamo tornati un po' più classici, dai. Ma ve lo ricordate il nostro amico che è morto per noi? Eh? Era questo il suo posto. Sembra che se ne siano dimenticati. Vabbè, potremmo parlare anche con gli altri. Però voglio fare la missione di French, che deve essere troppo assurda. Vado a piazzare gli esplosivi. Marcus, sei in grado di gestire la situazione mentre io preparo tutti i botti? Che tipo di situazione? Grandi manovre sul fronte dei Bratva. Li teniamo d'occhio, ma ci serve uno bravo a risolvere problemi per essere pronto a entrare in azione. Ci penso io. Non ti preoccupare, French. So io il capo qua. Comunque, ragazzi, mi avete scritto in tanti che sentite problemi di audio. Ehi, ci hanno dichiarato guerra. Questa cosa è fuori controllo. Hanno appena provato a rapire un altro membro del DedSec e ho saputo che un hacker spazio affiliato è stato bombardato. Io li vado a cercare. I nostri server sono vittime di attacchi di DOS. È un attacco coordinato e di massa.
Cerco di camuffare l'IP e di rotarli verso il grande firewall cinese. Bella mossa. Quel firewall risponde al fuoco. Vedo se posso aiutare il ragazzo in qualche modo. Non sono un ragazzo. Questa è guerra aperta. Dobbiamo lasciare il segno. Branch, finisco e ti raggiungo. Porco due, raga, ma noi stiamo a scherzare, ma addirittura li hanno bombardati. Ma che è stata di? Vabbè, vediamo se la stampante 3D ci regala qualcosa. Slot armi, il fucile, vabbè, sempre le solite cose. No, però aspetta, posso costruirmi altra roba. Che cacchio è questo? A zero. Lo shotgun ad aria. What the fuck? No, lo devo fare, ragazzi, costa zero. Cioè, praticamente è un fucile a pompazza che però spara fucili... Cioè, colpita ad aria. Beh, non è letale, però. Cafone, oh! Vabbè, ma che ce frega, ragazzi? Recupereremo armi direttamente sul campo, come... Come un... il buon Solid Snake. Ma che diavolo è questa cosa? Chi diavolo... È laurea in informatica. E la scena di Una notte al museo. Sì, Una notte al museo. Ciao, sto cotto, ragazzi, scusate. Oddio, levate, mette e butti in mezzo. Ma io, dire a lei, ma è una pazza, eh. Vabbè, te le va, eh. Ok, sono arrivato con il mio speedy pizza. Eccolo qua, sì, esattamente qui, ragazzi. Da sto container era uscito il cinese. Per favore, no. Per favore, sì. Allora, che stiamo guardando? Laggiù hanno diverse auto con sopra le firme del DedSec. Merda. Quindi vogliono provare a incastrarci. Vado subito a sabotare qualcosina. Hai visto nient'altro? Droga e armi, il solito. Quanto basta per farmi restare indietro. Quindi hanno la merce. Bene. I Bratva scopriranno che costa molto rompere il cazzo al DedSec. Direi che suona bene. Suona bene, però, raga, sono loro che ci stanno a far il culo. Al momento. Tanto sono spawnate... Dei motoscafi. Ce l'hai un piano? Sì. No, assolutamente. Dar più fastidio possibile ai Bratva e impedire che ci incastrino. Distruggere auto e droga. Per forza. Auto e droga. Auto e droga. E droga. Ma sei drogato? 118. Ma se io gli passo così mi sa che mi beccano, eh. Io direi di attraversare la sponda uccidendo anche dei gabbiani, possibilmente, perché i gabbiani, ragazzi, sono i nemici dell'uomo. Scoprirete... chi sei? Fiona May. Questa non porta i pantaloni? Oh sì. Sono due ragazze, vabbè. Però siete vestite proprio male, ragazzi. Vabbè, ragazzi, siamo un attimo tornati. Scusate se sto chiacchierando molto in questa puntata, ma sto concludendo poco, quindi... Dobbiamo distruggere i finti veicoli del DedSec e caricare... E caricare la... Sì, va bene, ciao! I carichi di droga. Purtroppo, ragazzi, ho registrato la prima puntata questa mattina, e quindi con tutte le cose del caso. Però adesso è pomeriggio, sono un po' stanco, quindi come sapete quando sono stanco comincio a dire minchiate. Allora, ho già esplorato in vostra assenza tutto il perimetro e voi sapete che io poi mi impunto e mi piace fare le cose stealth, tra virgolette. Comunque, provarci in modo tale da... come posso dire? Intanto attiriamo l'uomo lì, sì, vienici. E quindi, cioè, proviamo a farlo il più stealth possibile, poi dopo se vogliamo fare la diverbarlo, lo faremo. Tra l'altro, a proposito, è pomeriggio, sì. Fate attenzione. Prima di iniziare a registrare questo video, mi hanno appena, cioè ho appena visto che praticamente hanno segnalato la prima puntata come insomma, gli hanno dato il limite di età, quindi adesso se non avete un account YouTube non potete vedere il video, perché vi dice no, questo video è per solo per maggiorenni. Mo So che la maggior parte di voi l'avrà già visto, però capite bene che è un dito in culo, perché, cioè, a parte non me lo toglie nessuno dalla testa che me l'hanno... potrebbero essere due cose: o qualche rosicone, e ci stanno, ragazzi, che ha segnalato il video. Intanto abbiamo preso delle chiavi e... Sì, siamo fuori portata, cavolo. Non so se mi devo spostare. Potrebbe essere qualcuno, ragazzi, ha segnalato il video. Vabbè, cioè, nel senso legittimo, perché se è uno strumento uno lo deve anche utilizzare. Però voglio dire, su YouTube ci sta veramente nudità, bestemmie, le vabbè, poi, raga, le bestemmie, cioè, sono cose un po' così, cioè, nel senso... Vabbè, c'è chi dà fastidio, chi no, a me sinceramente non me ne frega nulla. Però, secondo il regolamento di YouTube, cioè, non ci dovrebbero stare, però ci stanno, no? Perché ci stanno. È tutto a posto quello. Invece, cioè, se è il gioco, un gioco che te lo mette, tra l'altro manco di un giochino, cioè Watch Dogs, cazzo.
No, soggetto al limite d'età. Vabbè, comunque adesso è chiaro che sto rosicando. Sì, sì, ragazzi, sto rosicando perché comunque, allora, tutti quelli che non hanno visto la prima puntata non potranno vedere il continuo, perché tanto io acceleriamo un po', la buttate sotto. Ah, è proprio entrata nell'acqua. Vabbè, non l'abbiamo visto perché stavamo così. Vabbè, dai, l'abbiamo distrutta. Distrutta la macchina e distrutto un carico di droga. Lì dentro c'è un container, vedete? E mi mancano due macchine. Una l'ho incastrata qua, l'ho incastonata per bene. E quest'altra la potrei guidare. Infatti, ragazzi, se questi non ci beccano, io direi di... Tutto a posto, dice. Ma tra l'altro sta macchina non era quella lì del film che avevamo rubato. Non so se la devo distruggere o la butto nell'acqua, ma vabbè, ci provo. Quindi, insomma, ragazzi, rosicando rosicando, eccoci qua. E mi avete detto, in diversi dei problemi dell'audio, forse l'avrò già detto anche prima, però ribadisco, ragazzi, cioè, sempre le stesse impostazioni, non cambia niente. Quindi potrebbe essere un problema del gioco, eh. Anch'io ho riscontrato, cioè, sentendo, giocando, soprattutto all'inizio, ho detto, ma com'è che così schifoso era l'audio? Invece no, buttiamo... Sì, che vuol dire il quarterback è fritto? Vabbè, non lo so, non scopriremo mai. Quindi, ragazzi, voi sotto nei commenti, però, fatemi sapere che ne pensate. Io ho pensato di proporvi questo DLC, perché comunque ci era piaciuto tanto... Watch Dogs come serie era piaciuta tanto. A me era piaciuto tanto giocarlo insieme a voi, quindi ho pensato che, visto che aggiungevano nuove missioni, che tra l'altro non è il primo DLC che aggiunge un po' di storia a Watch Dogs, però è il primo che ho tenuto in considerazione perché mi sembrava gradevole, e soprattutto ne ho letto bene, quindi buono. E ho pensato sarebbe stata una cosa figa. Non credo che durerà molto, penso altre 2-3 puntate, però comunque ci sta. Anche perché, ragazzi, io ricordo che la prossima grande serie sarà Outlast 2, che, mo vi do uno spoiler, che io ho già, cioè, volendo adesso io potrei già registrare Outlast, cosa che, che farò, perché comunque il gioco esce il 25, io posso caricarlo già dal 24 alle ore 21, perché c'è un embargo, e quindi lo caricherò. Se fossi stato a casa magari avrei fatto una live, ma purtroppo sarò, cioè, purtroppo, per fortuna sarò al Torino Comics 23, no, 22 e 23, quindi potrei farla la live, non lo so, vabbè, devo capire bene, ragazzi. Comunque, dai, giochiamo, facciamo fuori questo qui col jammer. Praticamente, non so se avete capito, questo qui, sentiamo nel suo raggio d'azione, non ci fa utilizzare i dispositivi, quindi CTOS, bla bla bla, non possiamo utilizzare lagging, eccetera eccetera. Allora, io mi avvicinerei a sto punto, lo farei a mano, tra virgolette. Vediamo un po', piano piano l'MLM, questo lo buttiamo giù con la mia pistola elettrica, il mio taser. Allora, c'ho un'idea, ragazzi. Siccome noi dobbiamo andare lì al centro, vedete dove stanno tutti i nemici della mappa, lì c'è il carico di droga. Però o lo faccio manuale o ci mando il robottino. Però potrei fare un diversivo. A parte poi devo chiamare la polizia, fa il bordello qua. Sto posto strappuosce. Vai a prendere quella... l'ha visto, sì. Io farei esplodere quella bomba in modo tale che vanno tutti lì e io sgattaiolo. Un po', Trovatelo subito. Ok. Ok, andate lì. Però ammazza quanti sono, ragazzi. Secondo me hanno chiamato i rinforzi. Poi sembrano delle formichine su quel radar. Vabbè. Lo so che faccio. Non so, lo so che c'è, ragazzi. Mettiamoci a riparo e gli tiro il robottino. Perché queste cose le posso fare con il robottino, ma non con il drone. Vabbè, lo facciamo. Insomma, ragazzi, quindi tra l'altro Outlast, che faranno tutti, penso, ricordatevi queste parole, ma su YouTube Outlast lo faranno tutti, pure quelli che non hanno mai giocato ai videogiochi, non fanno mai serie, fanno Outlast. È normale, ragazzi, perché mi ricordo che il primo Outlast lo giocarono davvero tutti. Era, tra l'altro, uscì nel momento d'oro degli horror su YouTube. C'è stato un momento che su YouTube andavano tutti horror. Infatti mi ricordo Favigia all'inizio, non so se vi ricordate, faceva prevalentemente giochi horror, Outlast ovviamente, vabbè, quello che faceva PewDiePie, Amnesia, via! Questo era il jammer, me l'ha distrutto ovviamente, gli sono andato in faccia. Però, scusate, se io scappo,
Abbandona lo scavo. Ma cerca che trovi. E quindi vabbè, insomma, detto questo, vi direi che l'avevano fatto praticamente tutti. Io l'ho fatto a distanza da molto tempo quando uscì per il PS4. Che stile, che eleganza, che perfezione. Ce ne andiamo così senza essere stati scoperti. Vabbè, ce l'hanno scoperta all'inizio. Però poi ragazzi, main punto, e la voglio fare pulita. E ce l'abbiamo fatta, figa. Dai, così, camion del Deathsack falso, nuovo veicolo aggiunto. Infatti ragazzi, io potrei chiamare i veicoli invece di utilizzare questa. Ah, cosa. La montatura dei Bratva è andata all'aria, con gran parte del loro prodotto. Questa cosa gli costerà un sacco. Ho hackerato le telecamere stradali del CTOS per trovare il bombarolo. È sicuramente un Bratva. Ho mandato tutte le informazioni su di lui alla polizia. Speriamo che diano una lezione ai nostri amici russi. Per essere sicuri, avviso tutti di stare attenti sui canali del Deathsack. Intanto, gli hacker dei Bratva stanno distruggendo la loro stessa rete attaccando per sbaglio la Cina. C'è qualcosa di ipnotico nel vedere andare e venire gli attacchi. Ragazzo, siamo una bella squadra. Sai, mi ricordi il giovane Raymond Kenny? Beh, a parte la barba e la spocchia. Non sono un ragazzo. Puoi insegnarmi la spocchia? Ah, senza dubbio. Merda, hanno finito tutti tranne me. Però prometto che tirerò giù un casino da paura. Marcus, dammi una mano. Ci vediamo a Marin. Ok, French, ci sarò, anche perché quando lui chiama io rispondo sempre presente. Ma lo faremo nella prossima puntata, che sarà oggi pomeriggio alle 17. Appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti da Max Shosha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao! We undeniable.